Queste sono le Kipran KD 900 e rappresentano una delle scarpe più veloci, democratiche presenti sul mercato. Chiaramente vanno utilizzate solamente per coloro i quali pesassero meno di 70 kg, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. La scarpa nella taglia 42 pesa 218 grammi, non 203 come invece era indicato qualche mese fa da diversi siti. Ha un drop 8, 33 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede, si piega nella parte centrale, cosa assolutamente non raccomandata dal manuale delle scarpe. Al tempo stesso ha una tomaia assolutamente leggera, anche se leggermente plasticosa, che vi consente di apprezzare lo spiazzo nell'avampiede, ma non necessariamente potrebbe piacere a tutti. Uno dei punti di forza di queste scarpe sia assolutamente la calzata, che io ho trovato splendida. Sono davvero avvolgenti, essendo molto leggere, con una tomaia abbastanza comoda, abbastanza adattabile al piede. Una cosa particolare, sono abbastanza strette sia sull'avampiede sia sul tallone. Scarpa molto filante, molto leggera e aderente. È una scarpa da portare correttamente, quindi io suggerirei assolutamente lo stesso numero. A livello di lacci, utilizza dei lacci assolutamente molto semplici, che comunque consentono alla scarpa di allacciarsi in maniera abbastanza facile. Se nel modello X avevo notato qualche problema di allacciatura, in questo caso, nonostante questa tomaia un po' plasticosa, non ho rilevato lo stesso problema. A livello di linguetta, utilizza una linguetta racing che nella parte del collo del piede ha un piccolo supporto che appunto vi consente di gestire al meglio l'eventuale problema della linguetta stessa. Allora, sull'allacciatura ho trovato qualche difetto, diciamo, tendono a slacciarsi molto, quindi penso che sia obbligatorio il doppio nodo su questa scarpa. Continuavano a slacciarsi, ho provato a fare un paio di uscite, ma doppio nodo è obbligatorio. I lacci sono abbastanza rigidi, piatti abbastanza rigidi, la linguetta non è imbottita all'interno, quindi qualche problema alle ossa tarsali possono crearlo. A me hanno disturbato in modo particolare proprio in questo punto, alla fine dei lacci verso la zona della punta, dove tendono a crearsi delle pieghe. La tomaia è morbida, ma in realtà è molto plasticosa, quindi queste pieghe e questa rigidità dei lacci a me hanno creato dei problemi da questo punto di vista, nonostante la calzata, ripeto, sia davvero molto interessante e molto comoda. La scarpa poi non ha assolutamente nessun supporto nella conchiglia, che si piega in maniera molto semplice, ed inoltre si ruota a piacimento, cosa che la rende assolutamente adatta soltanto a podisti neutri e che corrono molto velocemente, perché questa scarpa contiene un'intersuola in Pebax che, dal mio punto di vista, soprattutto se appoggiate di tallone ma anche di avampiede, vi potrebbe di fatto spingere in avanti in maniera molto semplice. L'intersuola è reattiva, indubbiamente è una scarpa poco protettiva ma molto leggera. Quindi è estremamente flessibile, estremamente versatile anche, non è protettiva, quindi per fare dei lenti può andare bene se non avete pesi particolarmente elevati. Tenderà ad ammortizzare molto poco, soprattutto nella zona dell'avampiede e del mesopiede. Ha questa peculiarità del ring ammortizzante, è quasi una scarpa con il tacco. Questo ring ammortizzante nella zona del tallone invece ammortizza meglio sicuramente per chi tendesse a tallonare. A livello di battistrada invece sicuramente è molto molto premium, cosa che la rende particolarmente adatta a correre durante le giornate piovose. I cambi di direzione e la trazione sono fondamentalmente perfetti. Una peculiarità è il battistrada, che copre tutta la lunghezza e anche la parte che sicuramente per nessuno che talloni o che appoggi l'avampiede appoggerà mai al suolo, perché il battistrada in questa zona sembra oggettivamente poco utile. Il battistrada però è molto spesso, tiene molto bene sia sul bagnato sia sull'asciutto, sicuramente adatto a ogni tipo di fondo, penso anche pista bianca, copre completamente tutta l'intersuola ed è davvero davvero spesso, quindi la durata di questa scarpa sarà sicuramente molto elevata. Penso che potrebbe anche raggiungerli dal punto di vista del battistrada, non ne sono sicura dal punto di vista dell'intersuola, perché davvero lo spessore sull'avampiede è abbastanza ridotto.
anche se l'intersuola è reattiva e abbastanza rigida, pur lasciando una flessibilità alla scarpa che non ha la piastra in carbonio, a differenza delle sorelle maggiori, le KD900X, però potrebbe comunque esaurirsi un po' prima dei 1000 km, temo. Dal mio punto di vista, la mescola presente nel tallone è assolutamente piacevole e l'appoggio di tallone vi garantisce un rimbalzo importantissimo. L'ho misurato con i miei sensori e non ho notato una particolare differenza rispetto invece a una scarpa più nobile. Sappiate però che chiaramente la limitazione che io considero importante è il fatto che la scarpa si pieghi nella parte centrale. La suggerisco solamente a podisti amatori che pesano fino a 70 kg, perché dopo fondamentalmente potreste avere qualche problemino, soprattutto per il fatto proprio che non vi consente nessuna stabilità laterale e mediale e la conchiglia appunto non offre nessuna protezione di questo tipo. Quindi avendo un'altezza abbastanza ridotta rispetto al terreno ed avendo una calzata avvolgente, nei cambi di direzione rimane davvero stabile, la schiuma è reattiva ma abbastanza rigida, quindi comunque anche con un lieve difetto di pronazione o di supinazione tende a compensare bene e a restare a mantenere le sue caratteristiche, quindi a restare stabile e aderente al terreno. La utilizzerei per gli allenamenti veloci, ma anche per le corse lente fino a 4,30 al chilometro. Anche se potrebbe essere pensata per ritmi lenti nel caso dei tallonatori, perché appunto ha una superficie ammortizzante assolutamente adeguata e uno stack adeguato all'altezza del tallone, penso che sia una scarpa da utilizzare per dei ritmi allegri, tendenti al veloce, magari in allenamento, non in gara, naturalmente non è pensata per quello, proprio perché l'ammortizzazione è molto limitata a mio parere per ritmi spinti, quindi rischia di essere davvero poco protettiva da questo punto di vista, pur essendo una scarpa leggera e veloce. Quindi direi allenamenti facili, rapidi, svelti e sicuramente non lunghi. L'ho apprezzata in tutte le corse lente a 4,30 al chilometro. A livello di dinamicità questa scarpa è assolutamente unica. Correndo sopra i 4 al chilometro probabilmente potreste avere qualche problema, perché mancando il plate in carbonio, anche a seconda della vostra tipologia d'appoggio, potreste di fatto non riuscire a spingervi in avanti. È davvero reattiva, anche se essendo poco il Pebax la spinta è più limitata. Mi sarei aspettata più reattività, devo dire, dalle caratteristiche annunciate e descritte da Decathlon, però sicuramente soddisfacente, nel senso che la reattività di questo materiale si sente. Si sente appunto, pur essendo una scarpa abbastanza bassa nei punti in cui deve spingere, alla fine risponde bene e se si vuole fare qualcosa di un po' più svelto è una scarpa divertente. E per chi appoggiasse di tallone è presente questo anello che ha l'obiettivo di smorzare le forze. Perché appoggia di tallone può essere una scarpa davvero adeguata prima di tutto perché è molto avvolgente, è molto protettiva, avendo questo doppio strato proprio di intersuola all'altezza del tallone, è stato fatto apposta, ha questa peculiarità dell'ammortizzazione con questa forma circolare sul tallone, dà la possibilità di appoggiarlo incurvandosi verso il suolo e poi di ritornare in posizione pur senza avendo una piastra in carbonio, quindi sicuramente è protettiva da questo punto di vista per chi appoggiasse di tallone e sicuramente ha la possibilità di poi di spingere e di dare fluidità alla transizione. Dal mio punto di vista l'unico punto di debolezza è collegato all'allacciatura della scarpa stessa. Secondo alcuni potrebbe anche questa tomaia non essere perfetta, soprattutto nelle giornate super estive. Non ho visto problemi di sorta. D'altro canto ha questa intersuola in Pebax che vi consente davvero di correre velocemente, soprattutto se appoggiate i talloni. Questa tomaia effettivamente è abbastanza rigida, anche se appunto avvolge bene il piede per il suo tipo di calzata, è anche poco traspirante a mio personale parere perché è un po' spessa e appunto dà qualche problema soprattutto a livello della linguetta sotto i lacci all'altezza dei metatarsi. L'altro difetto sicuramente di cui parlavo in precedenza è quello di essere davvero poco protettiva all'altezza del mesopiede e dell'avampiede, per cui si sente bene il terreno, è una scarpa che dà contatto col terreno pur essendo reattiva, però non è protettiva. Tenderà sicuramente a sovraccaricare un pochino le ginocchia sicuramente. In conclusione raccomando questa KD900 a tutti quelli che
non volessero spendere un capitale per le corse veloci e al tempo stesso cercassero una scarpa super flessibile, dal mio punto di vista a livello di dinamicità è assolutamente ottima e soprattutto vi consente anche dopo 250 km di correre come se fosse una scarpa appena tolta dalla scatola, ha un range di utilizzo abbastanza limitato e soltanto per podisti amatori che pesano sotto i 70 kg, d'altro canto però potrebbe essere una delle soluzioni per chi volesse correre velocemente ma non volesse spendere un capitale. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e io come al solito vado a dare a mangiare con i tuoi. Ciao, alla prossima!